Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme una torta mimosa moderna. Spero tanto che questo video vi faccia piacere, che vi piaccia la torta, quindi aspetto ovviamente tutti i vostri commenti e aspetto anche le vostre fotografie. Allora, partiamo subito. Sembra difficile, ma non lo è. L'importante è seguire comunque tutta la ricetta per bene e soprattutto i tempi di riposo. Allora, partiamo dalla base. Dobbiamo creare un pan di spagna. La ricetta del pan di spagna ve l'ho fatta in un altro video, non ve la faccio vedere qui altrimenti perderemo troppo tempo. Quindi create il pan di spagna, se volete seguite la mia ricetta, altrimenti se avete la vostra comunque fate una base. E da questo pan di spagna ricaviamo un cerchio. Io sto utilizzando un anello dal diametro di 15 cm, mentre lo stampo che utilizzeremo sarà all'incirca di 20 cm. Quindi, una volta ricavato il vostro pan di spagna, lo dovete tagliare a metà perché deve essere bello sottile. Il mio infatti è venuto alto, quindi lo taglio a metà. Ovviamente il resto del pan di spagna che mi avanza non lo butto, lo mangio, lo farcisco oppure lo congelo, magari se devo fare qualche monoporzione. Allora prendete lo stampo che vi ho fatto vedere e ci mettete una base con della pellicola o dell'acetato, mettete anche l'acetato intorno e nel frattempo prepariamo un'altra base che sarà il pralinato a riso soffiato, molto semplice perché andremo a sciogliere del cioccolato bianco in cui andremo a mettere del riso soffiato e infine un po' di olio d'oliva. Ovviamente tutte le dosi e tutte le ricette le trovate scritte giù nell'info box. Una volta preparato il nostro pralinato a riso soffiato, lo andiamo a mettere sul pan di spagna che andremo poi a congelare almeno un'oretta in freezer perché il cioccolato deve ritornare solido. A questo punto, mentre la nostra base comunque è in congelatore, prepareremo il cremoso all'ananas. Per prima cosa idratiamo la gelatina. Io utilizzo la gelatina di Pan degli Angeli, se ve lo state chiedendo, quindi la metto 10 minuti in acqua fredda e nel frattempo preparo due uova intere e due tuorli. All'interno vado a metterci anche lo zucchero perché andremo a preparare una sorta di crema inglese. Quindi nel frattempo trito anche l'ananas in un mixer e lo vado a mettere all'interno del pentolino. Quindi faremo una sorta di crema inglese ma senza latte e senza panna. Utilizzeremo semplicemente la purea di ananas. La scaldiamo e quando sarà calda ci andiamo a mettere le uova e la riportiamo sui fornelli fino ad addensare. Se avete il termometro portatela a circa 82 gradi, altrimenti quando addensa spegnete la fiamma. La lasciate raffreddare ma pochissimo, intiepidire qualche minuto e ci mettiamo anche la gelatina bella strizzata. Dopodiché filtriamo il nostro composto perché potrebbero esserci comunque dei pezzi di ananas, magari grumi di uovo che noi non vogliamo nella nostra crema che deve essere bella liscia. A questo punto la lasciamo raffreddare e quando sarà fredda all'incirca deve arrivare a 35 gradi, ecco, aggiungiamo anche il burro perché il cremoso è formato da burro, quindi aggiungiamo il burro, lo lasciamo sciogliere e a questo punto riprendiamo la nostra base che era in congelatore e ci versiamo anche il cremoso di ananas sopra. Anche questo andrà in congelatore almeno un'ora perché poi al di sopra dobbiamo metterci il gelé, quindi la base deve essere rigida, cioè solida. Nel frattempo prepariamo il nostro gelé al mango. Sempre la prima cosa da fare è quella di idratare la gelatina. Tagliamo il mango. Lo taglio in questo modo perché è molto più semplice, un po' come se stesse tagliando dell'avocado. Il mango ha un nocciolo interno molto grande, quindi andatelo a tagliare non a metà ma un po' più di lato della metà. E in questo modo riuscirete a ricavare dei quadratini
insomma, riuscire ad estrarre meglio la polpa del mango. Anche qui la andiamo a tritare e la mettiamo insieme allo zucchero nel pentolino che faremo riscaldare. Quando la polpa sarà comunque bella calda, aggiungiamo anche la gelatina, ovviamente spegniamo il fuoco, aggiungiamo la gelatina, la facciamo sciogliere e dopodiché lo andiamo a mettere sulla nostra base ormai congelata. Anche questa dovrà andare di nuovo in congelatore, questa volta un giorno intero, perché quando la dobbiamo poi estrarre deve essere completamente congelato il nostro inserto. Quindi lasciamolo un giorno in congelatore. Il giorno dopo prepariamo la bavarese alla vaniglia. Prima cosa, gelatina idratata in acqua fredda. E in un pentolino andiamo a metterci il latte e la panna. Ci mettiamo anche una bacca di vaniglia con tutti i semi, faremo bollire un pochettino il latte e nel frattempo in un'altra ciotola andiamo a mettere le uova e lo zucchero, quindi come se stessimo preparando la nostra solita crema inglese. Quando il latte sarà ben caldo, togliamo la bacca di vaniglia, ovviamente lasciamoci i semi, e andiamo a metterlo all'interno del composto di uova e di zucchero per farlo sciogliere bene e alla fine la rimettiamo di nuovo nel pentolino e la portiamo a ebollizione. Deve arrivare a 82 gradi, quindi deve addensare. Quando la nostra crema sarà addensata, possiamo andarci a mettere all'interno la nostra gelatina strizzata. Mescoliamo bene affinché la gelatina si possa sciogliere del tutto e andiamo a filtrare il composto, sempre per non trovare residui di uovo o altri residui, insomma deve essere bella liscia. La lasciamo raffreddare, nel frattempo montiamo la panna. Utilizzate solo panna fresca per fare i dolci, non utilizzate la hopla per piacere. E quando la nostra panna sarà semi montata e il nostro composto, quindi la crema inglese, sarà fredda, possiamo unire le due. Prendiamo il nostro stampo, io utilizzo questo stampo di Silicomart che ha un diametro di circa 20 cm. Vado a prendere la nostra bavarese, quindi vado a fare uno strato sottile, non troppo alto, altrimenti poi non c'entra l'inserto. Lo vado a livellare bene, lo sbatto un po' per evitare di formare delle bollicine al di sotto e lo vado a mettere in congelatore per 30 minuti, fin quando comunque toccandolo col dito risulta solida. Perché poi al di sopra noi ci metteremo il nostro inserto che ormai avrà congelato un giorno, sarà bello rigido. Quindi quando anche la base di bavarese sarà congelata, mettiamo il nostro inserto all'interno congelato e lo andiamo a ricoprire di bavarese alla vaniglia. Sbattiamo sempre per evitare bolle e mettiamola in freezer per un giorno. Il giorno dopo sarà pronta, quindi la sformiamo e la andiamo a decorare. Io la decoro in questo modo, con dei fiorellini e delle perline, ovviamente è tutto commestibile. Se avete per esempio gli spray della Silicomart, quegli effetto velluto, con questo stampo ci stanno veramente bene. Allora, questo è l'interno, come potete vedere. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero che non sia troppo difficile, insomma, da fare. Ci sono tante preparazioni, ma se le seguite alla lettera vedrete che è davvero molto semplice prepararla. Spero comunque che vi sia piaciuto e vi mando un bacio e aspetto i vostri commenti. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!